Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata ormai di questa serie infinita su IGP Manager. Oggi approfondiamo il video della scorsa volta, cioè approfondiamo la questione del calcolo della benzina per la gara, perché il video scorso ha suscitato molto interesse, molte domande e anche una critica, più che altro un errore che ho fatto io nel mettere un grafico, nel senso che io ho preso un grafico che ho trovato su internet e ho modificato i titoli e quindi modificando i titoli mi sono accorto che dovevo modificare anche i valori, se no significava il contrario di quello che volevo dire. Allora, adesso vi metto il grafico giusto. Ecco, questo è il grafico giusto, ma ovviamente la quantità di carburante scende da imbarcare, scende in base al valore del risparmio carburante, cioè più è alto il valore di risparmio carburante, meno carburante dobbiamo imbarcare nella macchina, più saremo leggeri e più andremo. Ma quello che volevo focalizzare con il grafico è il fatto che questo non è una cosa costante come l'accelerazione, più l'accelerazione è forte, più è alta, più l'auto va forte. Il carburante sale con una linea che tende ad appiattirsi, quindi se è vero che nei valori iniziali da 50, 70, 90, mettendo tutti i 20 punti di ogni gara sul risparmio carburante, sia un grosso incremento della prestazione, quindi sia un grosso decremento del carburante. Man mano che si va avanti, non è più così. Vi faccio un esempio anche lì con numeri campati per aria, ma per farvi capire: se ho risparmio carburante 70 e il consumo di questa pista è 2, con risparmio carburante 90, cioè 20 punti in più, magari scendiamo a 1,8, guadagnando 0,2 a giro. Mentre se il nostro risparmio carburante è 180 e lo portiamo a 200, non guadagneremo mai 0,2 al giro, guadagneremo molto meno, perché la curva tende ad appiattirsi. Ecco, una volta chiarita questa cosa, una volta per tutte, passiamo ad altre cose, magari più interessanti. Ecco, la cosa interessante è che discutendo con altri del gruppo Facebook di GP Manager Official Italia sono saltate fuori delle cose che non sapevo nemmeno io. Per esempio, che quando facciamo la gara veloce per capire la spinta che dobbiamo utilizzare in gara, conviene mettere già il carburante che vogliamo usare per la gara, cioè farci prima un'idea facendo le prove libere e poi partendo nella gara veloce con i chili necessari per la gara. Perché ovviamente la spinta cambia anche in base alla quantità di carburante. Quindi a pieno carico utilizzeremo una spinta più alta. Vi sarete accorti tutti che verso fine gara, diciamo pian piano che la gara va avanti, possiamo spingere sempre meno. Questo è dovuto al fatto che la macchina si alleggerisce, tutto qua. Le prestazioni aumentano, le gomme si consumano di più. Quindi un altro consiglio è sulle gomme da pioggia. Avevo detto che le gomme da pioggia erano influenzate dai millimetri d'acqua. Sì, avevo detto quello, ma per enfatizzare il fatto che magari in una gara calda con spinta bassa si mette a piovere pesantemente e quindi dobbiamo alzare la spinta e ci sballa tutti i calcoli. Comunque, preciso che non solo la spinta in caso di gara bagnata è determinata dall'acqua in pista, ma ovviamente anche dalla temperatura. Infine, per quanto riguarda la strategia avanzata, qui le opzioni avanzate, avevo detto che attivando le opzioni avanzate potevamo variare carburante, dovevamo stare attenti però perché ci si attivava anche la strategia avanzata sulle gomme in caso di pioggia. Parlando con altri manager, perché io ho fatto una sola gara bagnata da quando gioco senza i rifornimenti e quindi ho avuto solo quell'esempio lì. Parlando con altri manager, pare, anche qui prendetela con le pinze, magari commentate nei video se avete più notizie, pare che anche se attiviamo le opzioni avanzate, in caso di live, cioè noi ci colleghiamo alla gara, le impostazioni avanzate dei pneumatici si attivano solo nel caso di gare offline, quindi se noi non seguiamo la gara. Ecco, penso di aver detto tutto e puntualizzato tutto. Ovviamente se ci sono problemi scrivete sempre, commentate e questo breve video estivo finisce qui e ci vediamo al prossimo, che boh, quando ci saranno altre novità ci sarà anche un nuovo video. Ciao a tutti!